la legge, non potremmo sapere se abbiamo i nostri diritti o se dobbiamo tacere. Buongiorno. Buongiorno e bentornati a Ho Ragione Avvocato. Che partirà con una seconda puntata dello scherzo di Paperino. Allora, io ho una settimana che dico non vedo l'ora di ritornare in trasmissione per conoscere come va a finire questa vicenda di Paperino. La riassumiamo brevemente, prima però vorrei annunciare per il giorno 1 giugno 2022 a Novara un convegno Liberi di Scegliere, la sfida impossibile della giustizia riparativa. Ecco la locandina che il nostro Stefano ci manda in regia. E in due parole è difficile la giustizia riparativa riassumerla, ma è sostanzialmente quell'insieme di procedure che mira a evitare il meccanismo processuale e a ripristinare in qualche modo un rapporto tra, ovviamente liberamente scelte con l'aiuto di un terzo imparziale, tra il reo e la vittima. La riforma Cartabia si è occupata anche di questa situazione. Comunque il convegno è il 1 giugno 2022, vedrà un sacco di relatori di grandissimo pregio e l'informativa può essere chiesta alla mail centro.giustiziariparativa@comune.novara.it. Poi ci daremo un pochino più di spazio in altro momento a questo convegno. Ecco. Benissimo, allora torniamo a noi. Perché questa attesa anche i nostri ascoltatori volevano sapere come è andata a finire. Un riassunto. Che un operaio aveva fatto uno scherzo all'amico Stefano, esatto. Ex amico poi. E aveva sottoscritto per lui un abbonamento alla rivista Disney 113 nel 2013 appunto, che importava anche una richiesta di pezzettini per poter assemblare l'auto macchina, di Paperino. Un modellino. Esatto. Però purtroppo l'ignaro abbonato non ne voleva sapere, quindi a un certo momento parte una denuncia per la sostituzione di persona contro Fabrizio, il quale a un certo punto... Oltre ad avere risarcito anche il danno. Sì, no, sì, ma ha dovuto affrontare un processo penale. Per sostituzione di persona e viene patteggiato a 3 mesi di reclusione con pena sospesa. Fabrizio però aveva ottenuto il gratuito patrocinio, quindi il patrocinio a spese dello Stato perché aveva dichiarato di avere un reddito molto basso, quindi non poteva pagare l'avvocato. Atto terzo e atto quarto, velocemente, la maledizione dello scherzo di Paperino. Sì, perché dopo questo primo procedimento patteggiato, a Fabrizio accade che la Guardia di Finanza, dopo aver controllato l'istanza da lui presentata al fine di ottenere il gratuito patrocinio, scopre che qualcosa non va. L'operaio infatti nell'autocertificazione non aveva dichiarato tutto e quindi non aveva i requisiti per ottenere il gratuito patrocinio a spese dello Stato. Altra corsa, altro processo. Questa volta l'accusa di aver falsificato l'autocertificazione. Anche questa volta a Fabrizio viene concessa la possibilità di patteggiare e ottiene una condanna a 10 mesi. Per la seconda volta è possibile, ma non sempre può, deve accadere, anche questa volta con la sospensione condizionale. Siamo alla fine? Non proprio. Ultimo brevissimo atto di questa vicenda. La curiosa vicenda giudiziaria si è conclusa di recente dopo 9 anni. Beh, allora, ultimo atto di questa vicenda. Corte d'Appello di Brescia impugna quella sentenza del secondo patteggiamento davanti alla Corte di Cassazione. Perché? Perché Fabrizio non avrebbe dovuto ottenere la sospensione della pena perché ne aveva già beneficiato nel processo per lo scherzo di Paperino. La Cassazione in questo caso, non è una cosa generale, dà ragione alla Corte d'Appello. Il fascicolo torna a Cremona, Fabrizio torna davanti al giudice per l'udienza preliminare. Patteggia ancora e ottiene una condanna a 10 mesi, ma senza
la sospensione condizionale. Il suo avvocato chiede e ottiene dal giudice di tramutare questa pena detentiva però in lavori di pubblica utilità. E dopo 9 anni la questione forse è risolta. 9 anni, risarcimento, condanne, pagamento ovviamente del legale, perché a questo punto impugnazione cioè, della Corte d'Appello. Questo scherzo è costato parecchio in tutti oltre i sensi. Al fatto che l'amicizia ovviamente era andata fin dall'inizio, era finita. Lei ha un altro bell'argomento. Sì, siamo al limite inizio, poi vediamo. Vediamo. Allora, intanto parto da un caso che mi è capitato, di un cliente che voleva acquistare una casa da un venditore che aveva ricevuto questa casa in donazione. Allora io ho detto alt, bisogna stare molto attenti. Allora la domanda è questa: perché bisogna stare attenti quando si acquista una casa ricevuta in donazione, quando il venditore l'ha ricevuta in donazione? Beh, allora ci sono vari aspetti. Uno, vabbè, di carattere fiscale, ma questo si applica a tutti i casi, cioè quando il donatario acquista la casa e la usufruisce del bonus prima casa. In questo caso prima dei 5 anni non potrebbe venderla, se non... Sì, perché sarebbe un fatto speculativo, cioè. Comunque si applicano sanzioni, ma non è quello il problema. Il secondo aspetto è proprio di carattere ereditario. Voi sapete che ci sono delle persone, dei potenziali eredi, richiamate l'eredità, quali figli, la moglie, che sono definiti legittimari, cioè hanno comunque diritto, anche in presenza di un testamento, di una quota di legittima. Ebbene, questi legittimari, anche se il testamento non prevede la loro nomina come appunto eredi, hanno la possibilità di chiedere di fare un'azione di riduzione e pertanto di chiedere al donatario la restituzione del bene ricevuto in donazione. Ma attenzione, questa possibilità di fare questa azione decade dopo 10 anni dalla morte del decuius. È un periodo molto lungo. E non solo. Allora, oltretutto hanno la possibilità di chiedere anche al terzo. Cioè, mettiamo il caso che il donatario venda a un terzo, ed era questo il caso, sì, che preoccupava il mio cliente. Certo. Il mio cliente acquistava dal donatario, non erano ancora passati 20 anni, il terzo è comunque tenuto a restituire il bene. Per cui è un bel rischio. Allora, poi c'è un altro problema. Oltre al rischio di vedersi richiesto il bene indietro con l'azione di riduzione, c'è il problema che spesso e volentieri la banca non concede il mutuo, anzi, no. Quasi sempre. Sì, perché non è sicura che il bene rimanga dove deve. Come siamo come tempo? Abbiamo ancora, credo, un paio di minuti. Un paio di minuti, vabbè. Allora, però, come sempre, ci sono delle possibilità, delle alternative. Le alternative, riassumendo proprio velocemente, per poter acquistare un bene donato, è che la prima è quella di far firmare agli eventuali legittimari la rinuncia che va firmata ovviamente dopo la morte del testatore, del donante, ovviamente, anche se la giurisprudenza dice ma si potrebbe anche farla prima, ma è una giurisprudenza minoritaria. E la seconda soluzione è quella di chiedere al donatario venditore di sottoscrivere una polizza assicurativa. Ecco, in questi casi, che garantisca appunto il bene, in questi casi anche la banca potrebbe, non tutte le banche, ma anche concedere. Le banche potrebbe concedere il mutuo. Comunque è difficile, quando uno riceve un immobile che gli è stato donato, è difficile anche poi porlo in vendita. Oltretutto la Cassazione prevede che nel preliminare va indicato bene ricevuto in donazione. Per cui, quindi, non è così semplice, ricevo, poi lo vendo subito. È un contratto che sembra essere tanto bello, perché per spirito di liberalità, certo. Una persona dona a un altro l'immobile. Ma può bloccare l'altra persona, non può vendere l'immobile, perché voglio vedere chi è che acquista un bene poi, con questo rischio. Potrebbero esserci gli eventuali eredi del donatario che in qualche modo impugnino questa donazione. Infatti. Okay.
Ecco, vedete, speriamo che questa vostra e nostra rubrica vi sia anche dopo 17 anni, quasi 18, sempre di una dignitosa utilità. Grazie a tutti e buona giornata e buon ascolto con i programmi di Video Novara da Ho Ragione Avvocato. Arrivederci.